Allora, Spal Pontedera finisce 0-1. Partiamo insolitamente con Maria Vittoria Pasetti perché Matteo sta ancora facendo un check-up mentale della partita. Esatto, beh, cosa dire, il risultato si commenta da solo, non so neanche più parlare, si stanca, scusate, si commenta da solo. Un 1-0, devo dire abbastanza inaspettato questa volta, ero molto fiduciosa nel pareggio, non nella vittoria, che forse era un po' troppo, ma nel pareggio sì, poi al 76esimo minuto... La Spal è tornata nel suo solito risultato, come abbiamo detto sempre 1-0, perdiamo 1-0 e anche questa volta è così. Matteo dice che si aspetta che succeda qualcosa questa volta, vediamo, sicuramente deve succedere qualcosa per cambiare i risultati, perché così l'unica classifica che vedremo l'anno prossimo è quella di Serie D, possiamo dirlo, quindi speriamo veramente che ci sia un cambiamento drastico. Allora a Matteo chiediamo, ma qual è... Cosa bisogna fare per uscire da questa situazione scandalosa? Ci siamo rotti i coglioni di vedere queste partite, questa Spal che perde contro tutti. Ci siamo rotti le palle, basta, sono stanco di vedere questa Spal che perde contro tutti. Se facciamo una squadra, noi di qua in studio e perdiamo altri 6 pili. La squadra aziendale vince. Ce la giochiamo con la Spal perde contro tutti. Attualmente è la squadra più debole del campionato. Non vedo una via d'uscita, sono incazzato nero e non so neanche cosa dire, perché sono veramente stanco di vedere. Ci ha rotti i coglioni, possiamo dire, ci ha rotti i coglioni. Le palle, io le coglio. Cazzo che basta. Sono stanco, andate via tutti. La Spal non merita questa schifezza, ok? Noi tifosi meritiamo altro. Buonanotte. Ok, abbiamo anche Max Rizzatti che ci può dire la sua opinione anche sulla partita, su come è andata, su come vede la situazione. Max, questa è la domanda, come vuoi che vedo la situazione? La situazione è drammatica, ma per come giochiamo più che altro. È veramente desolante, bene il primo tempo, insomma, almeno qualche segnale c'è stato nel primo tempo. E poi nessun segnale nel secondo tempo, per cui sì, la vedo proprio dura, e anche la classifica si fa sempre più pesante, anche perché comunque abbiamo anche delle squadre dietro che devono recuperare delle partite, e a parte la Fermana vediamo poche squadre, ecco, che con cui possiamo fare il risultato. Nicola, mentre sta mangiando il suo pasticcino, buonanotte. Per l'addolcino ho preso un pezzo di cioccolata, perché noi qua a Trestese abbiamo sempre pezzi di cioccolata qua e là. Allora, partita indegna, però questo non pregiudica il fatto che match domenica siamo qua alle 16 e venite, okay? Rimanete a soffrire con noi. Io mangio la cioccolata che dolcisce un po' la serata. Alla prossima. Okay.